Ciao bonsaisti e bonsaiste, benvenuti in questo nuovo video. Sistemo un po' la pianta e eccoci qua. Adesso vedete subito quello sfondo nero, ma ora ne parliamo. Intanto benvenuti, questo è il mio Acerosan Gokaku. In questo video andrò a fare delle potature in modo tale da sistemare la pianta per, diciamo, l'inverno, così da avere già i palchi finiti. Quindi ora vi parlo di ciò che vedete lì in fondo. Ciò che vedete lì in fondo non è altro che uno sfondo fotografico nero, e già mi piace molto il feeling che dà. E niente, direi di fare una panoramica della pianta. Questa è la pianta come si trova in questo momento. Se vedete, sta abbastanza bene, sono contento di come sta messa. Ora vi faccio vedere anche dove va, diciamo, questo ramo. Cresce così e sale su. Ora che voglio fare? Ovviamente voglio fare una bella potatura stretta e probabilmente andare anche a mettere leggermente un po' di filo. Allora, per esempio, ho qui questo ramo che è molto papabile come primo ramo, e quindi lo voglio andare un pochettino a mantenere e a sistemare. Detto ciò, direi di iniziare, partendo ovviamente dal ramo più basso, che come al solito degli aceri fa una ceppaglia praticamente ad ogni ramo. Questi sono costretto a tagliarli un po' in modo particolare, quindi devo andare, ecco, a togliere tutti questi rami minori, tanto poi seccheranno quei pezzettini, e andarmi a tenere solamente i due che mi interessano. Stessa cosa farò per esempio qui giù. Stessa cosa farò qui, poi magari se riesco rientro un po' più indietro, e così via. Quindi passo all'altro ramo, che è decisamente più grande, ma per sua sfortuna è troppo grande, quindi devo andare a tagliarlo e andare a ripartire da dietro. E diciamo che già il primo ramo, se vedete, è fatto abbastanza bene. Io sono contento, devo semplicemente abbassarlo un pochettino, però diciamo la forma mi piace. Ora abbiamo questo ramo che è dritto a quest'altro, il che non mi piace. Andrò a togliere sia questo che questo in modo tale da alzare la pianta. Quindi qui andiamo a togliere tutto il ramo. Vado a togliere questo germoglio. E via. Come vedete, qui, ma anche qui, tutta la parte di secco che è rimasta dal taglio, diciamo, sta ricallando. Quindi anche qui top. Ora andiamo a dare una pulizia qui su, quindi mi sposto un po' più su con la telecamera. E diciamo che qua il ramo è ok. Tolgo questo pezzettino sotto e taglio qua in modo tale da avere già il ramo qui che si divide. Poi c'è questo ramo qui dietro che fa da profondità, che
magari ora vi mostro. Praticamente sono indeciso se tenere questo o quello sotto. Credo che essendo questo più su, un po' più lignificato, però essenzialmente è più storto, forse conviene togliere proprio quello. Tengo questo sotto, faccio una potatura qui e già mi si sta sdoppiando. Invece qui dietro il ramo di profondità è già abbastanza sviluppato. Qui appunto si svilupperà il ramo dritto, diciamo. Ora abbiamo quindi sistemato questi, dobbiamo passare a quest'altro. Qui per esempio credo mi convenga tenerne uno solo di questi due perché la biforcazione è veramente corta. Quindi che faccio? Taglio questo che è quello più corto effettivamente dei due e l'altro lo faccio saltare. Diciamo che questo è quanto. Cioè, ho fatto una gran bella potatura. Guardate qua. E sono veramente soddisfatto della forma che sto riuscendo ad avere. Di filo, forse potrebbe servire qualcosa. Sono sincero. Almeno per cominciare a dargli una direzione, però non vorrei andarlo a strozzare perché probabilmente adesso la pianta ripartirà abbastanza veloce. Quindi all'effettivo non so, neanche qui andrei a fare chissà che, la vedo abbastanza in spinta. Quindi diciamo che per ora sto fermo. Però comunque questo primo ramo fatto così in questo modo mi piace molto. Un dettaglio che vi voglio far vedere prima di salutarvi che il piede si sta leggermente ingrandendo, effetto del vaso più piccolo. Quindi sono iper soddisfatto. Detto ciò, io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere il video, tutto quello che vi pare. Fatemi sapere se effettivamente lo sfondo nero per fotografia è stato utile, secondo me è stato utilissimo. Vi ricordo il canale Telegram delle offerte, grazie al vostro supporto comprando tramite il canale Telegram delle offerte mi avete permesso per esempio di acquistare lo sfondo nero, di acquistare il microfono con cui mi state sentendo. Credo di star ampiamente migliorando la qualità dei video. E io sono veramente, veramente contento di tutto ciò che stiamo costruendo insieme. Quindi, detto ciò, vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo domenica prossima, ore 19. Buon bonsai!